primo caso di peste suina africana per la prima volta in Piemonte dopo oltre 40 anni ad essere toccata dall'emergenza un'intera famiglia di allevatori e i propri dipendenti è un'azienda di Trecate nel Novarese. Il sindaco di Molare ha emesso un'ordinanza contro l'inciviltà dei troppi bagnanti nel torrente Orba, più cura nei confronti della natura. Processo a Luca Orlandi. In aula la difesa ipotizza nuove piste di indagine che non sono mai state seguite, come per esempio l'omicidio avvenuto in ambito familiare. È il giorno del primo allenamento della squadra Forza e Coraggio ad Alessandria, divenuta a tutti gli effetti la squadra della città dopo l'attuale fallimento del progetto dell'Alessandria Calcio. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, c'è un primo caso di peste suina africana in allevamento per la prima volta in Piemonte dopo oltre 40 anni ad essere toccata da un'emergenza che rischia di mettere sul lastrico un'intera famiglia di imprenditori agricoli e i suoi dipendenti è stata un'azienda di Trecate nel Novarese. Il fatto è emerso a poche ore dalle dimissioni del commissario straordinario della peste suina africana Vincenzo Caputo. Intanto l'assessore regionale all'agricoltura, cibo, parchi, caccia e pesca Paolo Bongioanni chiede un coordinamento fra le regioni perché adesso non possiamo permetterci di mettere in campo una serie di azioni per tutelare il settore primario e poi ritrovarci cinghiali infetti provenienti da altre regioni confinanti. Il servizio. L'incarico sarà vacante dal 1 agosto. Si è dimesso per motivi personali il commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo. Era stato nominato dal governo nel dicembre 2022 al posto di Angelo Ferrari, dopo le polemiche per l'inefficienza della recinzione che avrebbe dovuto contenere il virus. Virus che proprio in queste ore è riuscito ad infettare per la prima volta in Piemonte dopo oltre 40 anni la parte più debole dell'anello di questa emergenza, il maiale. Il caso è stato confermato in un allevamento di Trecate nel Novarese. I campioni prelevati dagli operatori dell'ASL e inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Marche e dell'Umbria hanno rilevato la positività in uno dei 600 maiali che ora sono destinati ad essere abbattuti. Un danno incalcolabile per il proprietario che ha un secondo allevamento in quella zona, lì i capi sono 7.000, dove andranno a verificate eventuali altre positività. Proprietario che peraltro risponde con forza, negandola, alla tesi degli esperti ASL, secondo cui la diffusione potrebbe essere stata generata da persone che inconsapevolmente hanno portato il virus in azienda. Sono stato fra quelli che ha seguito la vicenda PSA fin dall'inizio, ricorda Giorgio Storace, coordinatore del GISC, il gruppo interregionale Squadra Cinghiali, che nel gennaio del 2022 ha registrato il primo caso ad Ovada, nell'Alessandrino, espandendosi poi nel Basso Piemonte, nella vicina Liguria, nel Piacentino, ma anche nel Pavese, Milanese e Parmense, cuore del settore suinicolo italiano, fino poi a Massa Carrara. Mi sono sempre battuto al fianco del presidente della regione Alberto Cirio, ha detto Storace, per poter far sì che i territori in zona rossa tornassero a vivere, così come la filiera suinicola. Erano stati proposti doppi recinti per proteggere gli allevamenti, ma non tutte le aziende possono permettersi di pagarsi la messa in sicurezza dei propri capi, investendo decine di migliaia di euro. I più virtuosi e chi aveva disponibilità economica l'hanno fatto, altri no e aspettano risorse dall'ente regionale. Intanto, mentre si continua a demonizzare il cinghiale, che dove è arrivata la PSA si è peraltro estinto, col cerino in mano sono rimasti gli allevatori e tutta la filiera collegata in termini di posti di lavoro e di brand. E ancora il comparto outdoor, eppure quello dei cacciatori, che al di là dell'attività venatoria porta al suo indotto in termini di fruizione enogastronomica del territorio. In provincia di Alessandria gli abbattimenti programmati dei cinghiali hanno dato ottimi risultati, con un calo drastico dei numeri legati alla PSA. Altrove la malattia ha fatto il suo corso.
Voltiamo pagina, primo esodo estivo in Italia, 16 milioni le auto in transito che hanno dovuto fare i conti con il caldo e le lunghe code, specie in autostrada. Di servizi per chi ha scelto il treno, ma la partenza è quasi da record, con un incremento dei flussi rispetto allo scorso anno. Ketty Porceddu. È stato un primo esodo estivo intenso sotto molti punti di vista, del caldo misto ad afa, del traffico e dei disagi sia per chi si è seduto in auto, in treno o in aereo. In sei città le temperature hanno toccato quasi 40 gradi, con un fine settimana a dir poco difficile per chi ha scelto le città d'arte. 16 milioni le auto che hanno intasato strade e autostrade, facendo scattare il bollino rosso. Lo stop del 70% dei cantieri è infatti servito solo a lenire le code, che comunque sono state lunghe, lente e per molti estenuanti. Ma il mese di luglio è stato negativo anche per chi si è spostato in treno, con quasi 80 disservizi sull'intera rete, e sugli aerei con ritardi cresciuti quasi del 20%. Solo ieri, poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per l'evacuazione di un treno fermo in galleria tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Principe. Sul posto anche il personale RFI e Trenitalia, che hanno accompagnato i 48 passeggeri lungo la massicciata ferroviaria sino al binario 11 della stazione Principe. Ma non solo, un altro caso lo denuncia l'associazione Pendolari Novesi. Pochi giorni fa un gruppo di minorenni piemontesi in gita per un campo estivo giovani in Liguria, scrive Andrea Pernigotti, presidente dell'associazione, ha vissuto una vera e propria odissea sul viaggio di ritorno insieme ai propri accompagnatori sulla tratta Alassio-Genova-Novi Ligure. I malcapitati di ritorno da Alassio all'arrivo della stazione Principe hanno scoperto che il loro treno regionale per Novi Ligure, il Genova-Torino, sarebbe partito da San Pier d'Arena a causa dei lavori sul nodo. Pur lodando l'encomiabile lavoro del personale di assistenza clienti del gruppo FS, scrive ancora Pernigotti, non possiamo non imputare l'accaduto a una grave carenza nella comunicazione e indignarci per il fatto che sia stata loro negata una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, che avrebbe consentito di rimanere a bordo del treno e farsi venire a prendere dei genitori nella stazione. Invece la soluzione proposta è stata, come al solito, l'indecente e inaccettabile invito a pazientare ed aspettare per un'ora il treno successivo. Ma soliti disservizi a parte, il settore del turismo è partito molto bene, con hotel e bed and breakfast verso il tutto esaurito. Secondo poi Coldiretti, l'ultimo weekend del mese, che si è scontrato anche con i rientri di chi ha scelto il mese di luglio per le ferie, ha registrato un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La media delle ferie si aggira attorno agli 11 giorni. Nella classifica delle mete preferite, il mare continua ad essere al primo posto, seguito da montagna, città d'arte, laghi e terme. E a causa del fango nel Gorzente e nel Piota sono aumentati i bagnanti che invadono le rive dell'Orba, abbandonando rifiuti, trascurando le più elementari norme di sicurezza. Per questo il sindaco di Molare, Andrea Barisone, ha emesso un'ordinanza per limitare gli accessi, soprattutto alle automobili, nelle aree a ridosso di località Rocche. I particolari nel servizio di Fabrizio Mattana. Signor Sindaco, troppi bagnanti nell'Orba e quindi anche tanta inciviltà, per questo ho dovuto emettere un'ordinanza. Sì, devo dire la verità, in questa stagione per la prima parte siamo stati graziati dalle condizioni meteo che non erano le migliori per la balneazione. Però direi che dal mese di luglio abbiamo constatato un aumento dei bagnanti, anche perché nella vicina Lavagnina ci sono i problemi noti a tutti del fango. Questo porta ai soliti problemi un po' più accentuati di abbandono di spazzatura, posteggi un po' selvaggi in tutta la zona e soprattutto alle Rocche. Nell'ultimo periodo siamo dovuti intervenire con i carabinieri forestali già almeno 2 volte. Più un'altra volta in zona Marciazza per dei posteggi che non permettevano la fuoriuscita dei residenti da casa. E abbiamo pensato ad esempio alle Rocche di chiudere, cioè limitare ulteriormente l'accesso al fiume ai veicoli, nella speranza che questo possa un po' non permettere di portare giù tende, barbecue o altra roba più pesante. Avete messo cartelli, avete messo anche una barriera. Sì, abbiamo messo una barriera fisica anche perché per esperienza abbiamo notato che i cartelli in genere non bastano. E abbiamo messo una catena al momento, poi se la cosa funziona verrà fatto un qualcosa di un po' più stabile.
La barriera ha le medesime chiusure della barriera che era già esistente qua a Molare, in modo che sia i carabinieri che i vigili del fuoco, chi ne avesse necessità, hanno già le loro chiavi uguali a quella esistente. E davanti a quella catena c'è comunque un divieto di sosta, perché appunto perché dovessero accedere per qualsiasi motivo dei mezzi di soccorso va lasciato sgombra, ma già ieri, che era il primo giorno praticamente di controlli con questa barriera, abbiamo riscontrato che ci avevano posteggiato davanti, quindi abbiamo fatto già le prime sanzioni. Restrizioni fra l'altro per i bagnanti sulle rive dei torrenti, che erano già in vigore per le regole regionali per il contenimento della peste suina africana, disposizioni che però non sono mai state del tutto rispettate, ma che nonostante nessuno ne parli più sembrano essere ancora in vigore. Di ritiri dell'ordinanza da parte del commissario governativo non ne ho visti. Alcuni divieti che è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti, che non possono essere fatti rispettare, a meno che qua non venga l'esercito, almeno quelli vengano ritirati o quantomeno sistemati. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per il ciclista di 58 anni che ieri mattina si è sentito male mentre percorreva le strade dell'Ovadese e del Novese. Si trovava a Bosio quando ha avuto il malore. L'uomo si è accasciato sulla strada, è stato subito soccorso dal 118, arrivato da Gavi. Prime manovre di rianimazione sono poi proseguite in elisoccorso praticate dall'equipe Alfa Eco di Alessandria. Purtroppo appunto l'uomo è mancato poco dopo. Ora torniamo al processo. Luca Orlandi, accusato dell'omicidio di Norma Megardi, è in corso in aula un'altra udienza. La difesa ipotizza nuove piste di indagini che non sono mai state seguite. Allora c'è collegata per noi dal foro di Alessandria Cristiana Zanetto. A te, Cristiana. Sì, buongiorno. Per gli avvocati della difesa Luca Orlandi è innocente. Nella requisitoria dei pubblici ministeri sono state presentate, dicono gli avvocati di Luca Orlandi, solo delle ipotesi e mai dei fatti. Insomma, secondo i legali della famiglia Orlandi, i carabinieri e i pubblici ministeri si sono innamorati di una tesi, ossia la colpevolezza di Luca Orlandi, e non hanno seguito altre ipotesi. L'avvocato Walter Meistina, il primo legale della difesa a prendere la parola questa mattina nella discussione, presenta invece più di una tesi di indagini che non sono state seguite, ad iniziare da quella per cui si potrebbe pensare, ma è solo un'ipotesi, dice Meisina, che l'omicidio di Norma Megardi sia avvenuto in ambito familiare, ossia che possa essere stato il marito Orio Andrini ad uccidere la moglie, magari incidentalmente. Un'altra ipotesi, dice l'avvocato Meisina, potrebbe essere quella che l'uccisione della professoressa Di Sale possa essere stata ai vicini di Norma, la famiglia Bassi, oppure ad uccidere Norma Megardi potrebbe essere stato uno sconosciuto che magari lavorava nei campi vicini. In questo momento c'è la requisitoria dell'altro avvocato della difesa, Lorenzo Magnarelli, il quale ha iniziato sostenendo che i pubblici ministeri hanno portato soltanto dei dati grezzi ed inconsistenti, non idonei a formulare alcuna condanna. E così ha invitato la Corte e i giudici popolari a prosciogliere Luca Orlandi anche se c'è un solo dubbio della sua colpevolezza. E qui, dice ancora l'avvocato Magnarelli, di dubbi ce ne sono moltissimi. Si tratta di un processo indiziario che non supera mai il cosiddetto ragionevole dubbio. La requisitoria è ancora in corso, si pensa che durerà ancora a lungo. A voi. Grazie, grazie a Cristiana Zanetto. Ovviamente torneremo nelle prossime edizioni ad aggiornarvi su questo processo. Altre notizie di cronaca: c'è stata una sfiorata tragedia ieri sera ad Alessandria. Una donna di 50 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal cavalcavia della A21 in via dei Preti ad Alessandria. È stato grazie all'intervento di un poliziotto libero dal servizio e di un'infermiera che appunto non è accaduto il peggio. La donna si era già arrampicata sul parapetto, erano circa le 19:30, è stata notata dall'agente scelto delle volanti della questura di Alessandria, Alessandro Carmelo, e dall'infermiera. Entrambi si sono fermati, sono riusciti, il poliziotto è riuscito ad afferrare la donna, l'ha allontanata dal vuoto, sono ovviamente stati allertati i soccorsi, la donna è stata rassicurata, è stata poi affidata ai sanitari del 118 che sono intervenuti insieme alle volanti della questura.
Ora andiamo ad Asti, dove il prefetto Claudio Ventrice ha predisposto una serie di misure per tutelare medici ed infermieri del pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia. In seguito all'ultima aggressione, verificatasi lo scorso 21 luglio, verranno infatti installate apposite telecamere. Aumentano i controlli ad Asti dopo le aggressioni ai medici e agli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia. È il prefetto Claudio Ventrice ad aver disposto telecamere collegate in diretta alle sale operative. Nello specifico, il provvedimento è stato preso in seguito agli ultimi eventi che hanno interessato la struttura ospedaliera lo scorso 21 luglio, quando un gruppo di persone che aveva portato un parente minorenne in pronto soccorso ha inveito e aggredito contro infermieri e medici, lanciando estintori e distruggendo un defibrillatore. Sono intervenuti i carabinieri, ma ormai il danno era stato fatto e lo spavento per i sanitari è montato, esattamente come la rabbia nel sentirsi impotenti di fronte a tanta violenza. Anche i sindacati infermieristici, Nursing, Nursing Up, dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri, hanno chiesto più sicurezza, eppure l'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, è stato al Cardinal Massaia per incontrare i vertici ASL. A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza degli accessi, ma in questo pronto soccorso, attivo H24 per una popolazione provinciale di 208.000 abitanti, il presidio della polizia è esiguo, cioè solo di giorno e non nei festivi. Il personale sanitario potrebbe essere dotato di un pulsante, ha spiegato il prefetto, che premuto attiverebbe la diretta, fornendo a carabinieri, polizia o guardia di finanza la visione in tempo reale di quanto sta accadendo, così da poter valutare i tempi e i modi dell'intervento per essere sul posto in pochi minuti. È il giorno del primo allenamento della squadra Forza e Coraggio, ormai divenuta a tutti gli effetti la squadra della città dopo l'attuale fallimento del progetto dell'Alessandria Calcio e della mancata iscrizione al campionato di promozione. Questa sera alle 19.30 al Cattaneo è attesa la prima seduta dei giocatori, attualmente nella rosa, in attesa di rinforzi che dovrebbero arrivare nel corso del calciomercato tuttora aperto. I calciatori, che torneranno in campo anche domani, sempre alla stessa ora, saranno agli ordini dell'allenatore Mattia Greco e del suo staff. Intanto in mattinata è stato ufficializzato il nuovo staff dell'area marketing e comunicazione che, come scritto in una nota, contribuirà all'impegno verso la crescita e l'innovazione di tutte le aree della società. Il nuovo staff di comunicazione è formato da Primo Moncalvo, addetto stampa prima squadra, Franco Della Ferrera, che si occuperà del settore giovanile, e infine da Davide Ottonello, social media manager e graphic designer. Il tutto in attesa dell'assegnazione temporanea dello stadio Mokagatta, il cui termine scadrà mercoledì 31, e la riconsegna dei locali al comune da parte della società dell'Alessandria Calcio, cui è stato revocato l'uso a causa di una situazione tuttora debitoria. Altre notizie sportive legate al mondo del basket: è stato battuto poco fa il calendario della serie, allora parliamo di basket A, di Bertram, che debutta il 29 settembre in casa contro il Cremona. Ovviamente stiamo parlando, come dicevamo, di Serie A. La squadra di De Raffaele inizia quindi in casa contro la Vanoli dell'ex Cavina. È una gara ovviamente importante e la gara da ex per Davide De Negri, che è il neo acquisto della Bertram, inizia appunto questa avventura per lui in canotta bianconera sul parquet del Palaferrari, dove è cresciuto alla Junior Casale. Ovviamente anche per questo argomento vi daremo più dettagli nel corso delle nostre pagine sportive. A proposito di sport, curato come sempre da Fabrizio Mattana, torniamo ad occuparci di calcio, perché prenderanno il via domenica 8 settembre i campionati di eccellenza, promozione e prima categoria, anticipati nelle domeniche precedenti dai match di Coppa Italia e Coppa Piemonte. Tra poco tutti i particolari nel servizio, poi le previsioni del tempo, l'appuntamento col TG Sport alle 13 con altre notizie legate al calcio e al calciomercato in generale a livello nazionale. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni, il telegiornale torna alle 19.30. We'll be right back.
stilati i calendari dei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Al via domenica 8 settembre, ma nelle due domeniche precedenti le formazioni della provincia scendevano in campo per disputare la Coppa Italia. In eccellenza esordio casalingo per l'Acqui, che a Lottolenghi ospitava l'Alba Calcio. La Valenzana Amado è attesa dal match che si preannuncia già incandescente contro il Cuneo. La Luese Cristo affronta la giovanile Centallo e l'Ovadese il San Domenico Savio Asti in trasferta. Particolarmente interessante sarà la terza giornata, con i derby fra Acqui Ovadese e Valenzana Luese. Acqui Ovadese si affronteranno già nella Coppa Italia, il 25 agosto a Lottolenghi e il 1 settembre a Algerino. In promozione nella prima giornata spicca il derby tra Castellazzo ed Acquatese e l'esordio casalingo della Forza e Coraggio Asca Alessandria contro il Trino. Primo turno casalingo per Novese e Città di Casale. Una delle novità del torneo è proprio l'inserimento di quest'ultima nel girone D, con tutte le altre alessandrine, cosa che non era accaduta lo scorso anno. In prima categoria il campionato sarà preceduto dalla Coppa Piemonte il 1 settembre, con impegni infrasettimanali anche il 12 e il 26 e poi giovedì 10 e 24 ottobre e 7 novembre. La prima giornata di campionato vedrà la Capriatese esordire a Sale, trasferta anche per l'Atletico Acqui contro l'Aurora Canottieri, per il Felizzano a Valenza contro la Fulvius e per la Frugarolese contro il Solevo Quattordio. La Spinettese ospita il Costigliole, la Fortitudio Cimiano e il Casal Noceto, il Monferrato l'Annonese, la Viguzzolese e il Don Bosco Asti. Sono stati anche definiti gli organici che prendevano parte alla seconda categoria. Il girone H, quello alessandrino astigiano, è composto da Boschese, Promolare, Cagliano, Castelnovese, Ozzano Ronzonese, Junior Asca, Lerma, Libarna, Moncalvo, Nizza, Valebelbo, Nuova Astigiana Calcio, Pozzolese, Quarniento e Tassarolo. L'attesa ora per tutte le formazioni e per l'inizio della preparazione. Dei primi giorni di agosto si potrà valutare chi potrebbe essere effettivamente protagonista dei vari campionati.